guida della Regione Lazio, un onore immenso averlo qui con noi a Velletri, il presidente della Regione Lazio con delega alla sanità, l'onorevole Francesco Rocca. Grazie, grazie mille, grazie per l'accoglienza. Devo dire, insomma, l'emozione di Ascanio, visto che insomma, non è passato molto tempo dalla campagna elettorale intensa, ha ricordato un po' la mia nei primi giorni, e questo mi ha fatto scattare subito un po' di empatia, anche perché poi la storia di Ascanio è una storia anche molto simile per alcuni versi: due avvocati, tutti e due con una storia di impegno nel volontariato, e questa è una buona premessa per fare bene. A me è piaciuto molto anche come hai presentato quelle che sono le tue priorità, questa attenzione e amore che traspariva anche da questa emozione, ma anche dalle parole che hai utilizzato per la tua città, però anche cogliendo alcuni aspetti che per me come Presidente della Regione mi stanno accompagnando e sono quelli che poi, e purtroppo questo anche condivideremo, perché sono sicuro che tra poco avrai questa responsabilità, non ti faranno dormire a notte, perché comunque quando si ha a cuore, no, l'amministrazione, la responsabilità soprattutto delle persone più fragili, Ascanio, questo hai fatto bene a sottolinearlo. Viviamo ovviamente in un tempo che dà grandi sfide, però vediamo anche come purtroppo tante persone che conosciamo hanno e rischiano di cadere nella fragilità sociale, economica. Oggi raggiungere la fine del mese per molte famiglie è diventato qualcosa di sfidante, quindi fai bene a mettere al centro questa attenzione. Il rilancio dell'economia di una zona, di un comune, di un'intera regione passa proprio perché comunque c'è a cuore un'intera comunità. E così come hai fatto bene anche del lavoro che stiamo facendo insieme a Giancarlo, questa è una zona straordinariamente verde che i romani amano e devono tornare ad amare e a frequentare. Questo è un aspetto importante, no? Perché vedete, quando si parla di parchi, quando si parla di foreste, noi abbiamo purtroppo in questi ultimi anni, per via di un approccio ideologico, i parchi sono vissuti dalle comunità come dei nemici e non come una ricchezza. Dove c'è un parco, dovunque vado, trovo i sindaci che hanno i capelli dritti per i paletti. Allora bisogna invece avere una nuova stagione del dialogo tra regione e amministratori, perché questi parchi tornino a essere una ricchezza, e c'è la consapevolezza stessa dei cittadini, non devono essere sempre solo gli obblighi a guidare la nostra amministrazione, ma creare una cultura di protezione dell'ambiente che poi diventa una ricchezza condivisa. Questa è una delle grandi sfide culturali che abbiamo, così come in quest'area c'è necessità, e su questo nuovamente mi fa piacere vedere tra l'altro mezza giunta qua, quindi segno dell'attenzione che comunque c'è e ci sarà per questa realtà così importante per la nostra comunità regionale, anche la comunità agricola, che ha necessità di un rinnovato dialogo con l'amministrazione. E ti ringrazio per aver centrato questo problema dei cambiamenti che comunque oggi, ci piaccia o meno, stanno avvenendo con eventi climatici, lo vediamo anche in queste ore, abbiamo diversi comuni in cui purtroppo stanno lavorando perché sono allagati, non c'è stata protezione del territorio, non c'è stata cultura della protezione civile, tante sono le sfide che i sindaci hanno e hanno sulle loro spalle, e in questo devono trovare della nostra amministrazione regionale, e sono contento quindi della presenza di tutti gli assessori nel nostro rinnovato dialogo, la protezione anche del territorio che poi ha una ricaduta importante. Queste sono le questioni. Io ovviamente, sapete, ho voluto tenere per me la delega alla sanità, perché questa era un'altra lacerazione del nostro territorio. La nostra sanità, voi sapete, io ho anche una storia di volontariato abbastanza importante. Vedere gli anziani giornate intere buttate nei pronto soccorsi, senza dignità, senza l'accoglienza che meritano, senza la cura di restituire loro questo che hanno dato alle nostre comunità, è qualcosa di insopportabile. Quindi è uno dei primi lavori che stiamo facendo, è proprio quello di lavorare, di risolvere il tema dei pronto soccorso e di come sono affogati, così come il tema delle liste d'attesa.
Noi abbiamo un problema di liste d'attesa nella nostra sanità regionale enorme. Investiamo centinaia e centinaia di milioni di euro che non tornano indietro in qualità dei servizi che vogliamo offrire. Questa è l'altra grande priorità su cui stiamo lavorando e su cui sono sicuro che noi entro la fine del 2023 avremo una risposta enorme, perché ho chiamato l'altro giorno, li ho anche tirati per le orecchie, tutti i responsabili anche delle strutture private che noi paghiamo, quando io ho scoperto che danno, e questa anche è una carenza per 10 anni di assenza di controlli, che davano soltanto in la media il 7% delle loro prestazioni alla Regione Lazio, però il 100% pagato dalla Regione Lazio. Quindi entro fine anno saranno obbligati tutti a mettere il 100% delle loro prestazioni all'interno del progetto internazionale, e questa sicuramente andrà enormemente le liste d'attesa. Questo è un altro aspetto su cui ovviamente è, per noi è prioritario lavorare per dare quelle risposte al bisogno di salute, una nuova pianificazione della rete territoriale, e sicuramente Velletri su questo sarà protagonista, e con te ci vedremo subito dopo la tua elezione per ripianificare un rilancio della sanità di questa città mortificata, a partire da tutto l'investimento che è mia intenzione fare entro quest'anno. È un primo segnale. Ovviamente noi abbiamo un deficit enorme, però il primo segnale sarà la riqualificazione del pronto soccorso, perché è vergognosa la maniera in cui ci metto la faccia su questo. Ovviamente lo faccio, non fatemi scherzare, perché lo vedo lì all'angolo a sinistra con Marco Mattei, che vorrei salutare, che è il capo della segreteria tecnica del Ministro della Salute, che mi deve dare i soldi per questo, ecco perché lo chiamo, perché loro ogni anno mi dà il Ministero della Salute una somma anche abbastanza importante per la ristrutturazione della sanità e delle strutture sanitarie. E ovviamente Velletri ha un problema anche di tenuta sismica, cioè non è stato fatto l'investimento sulla tenuta sismica dell'ospedale di Velletri, che va fatto. Così come va ripensata, a poche centinaia di metri da Velletri c'è una struttura che dava lavoro a centinaia di persone, che è stata chiusa in movimento perché poi la giustizia ha fatto il soccorso, era una struttura come quella chiusa, ed era un presidio per le persone che avevano necessità della riabilitazione. Grazie infine per la tua attenzione anche allo sport. Questo sarà un altro tema su cui noi intendiamo rilanciare. Gli assessori stanno lavorando anche su questo pancia a terra, proprio perché comunque l'accessibilità alle attività sportive non sia soltanto una prerogativa di pochi, ma sia fruibile dall'intera comunità regionale. Quindi su questo ci avrai al nostro fianco anche per nuovi impianti, per quello che servirà alla tua comunità per crescere. E infine,